Massimo Grimaldi, assessore ai grandi eventi, ecco, ci siamo quasi per un bito, ecco. Intanto invitiamo tutti a venire a Taurianova, ma nello specifico cosa avverrà? E niente, sta avvicinando la tradizione a Taurianova, che è proprio un vitu, e da un vitu inizia poi la novena della Mano della Montagna e poi festeggiamenti 7, 8 e 9 ufficiali. Un vitu il quale molto spesso è stato un po' in sordina, ma noi da qualche anno lo stiamo nuovamente facendo fare, stiamo cercando di riportarlo al suo vecchio splendore, con anche con la fiera di un vitu, quindi avremo 4 giorni di fiera che andrà dal 26 al 9 di agosto con l'ANO UGL, quindi avremo tutte le vie del paese piene di bancarelle. Noi come amministrazione comunale, come assessore al commercio, da qualche anno abbiamo deciso di dare anche la possibilità a questi commercianti ambulanti di riprendersi perché hanno avuto un po' di crisi. Quindi come abbiamo fatto questo? Abbiamo dato gratuitamente Occupazione il pubblica. posto benissimo per quanto riguarda la fiera. Quindi in questo caso farà tutto l'ANO UGL. All'interno della fiera quest'anno abbiamo fatto una cosa diversa, sempre per mettere in risalto le tradizioni, anche in questo caso musicali. Abbiamo inserito all'interno della Fiera d'Umbitu il Bitu Festival, la prima edizione di Umbitu Festival. Quindi avremo 3 giornate bellissime con dei musicisti della tradizione locale, non soltanto calabrese. Avremo i Parafonè, avremo Ciccio Nucera giorno 26, Parafonè giorno 27 e Turi Ruvolo giorno 28. In tutto poi andremo a completare con la serata data dalla città metropolitana con i Gemelli Diversi giorno 29, che saranno preceduti del duo dei ragazzi di Taurianova, la Rosa Antonio insieme a un collega. Quindi Italia's Duo. una Taurianova dal 26 in festa fino al giorno 9 settembre. No, dal 26 fino al giorno 10, perché avremo poi il giorno. Benissimo, ti dico subito, giorno 7 avremo Domenico Barreca, giorno 8 avremo la tradizionale banda che farà il concerto, giorno 9 avremo Pupo, quindi il concerto di Pupo. Abbiamo cercato di includere quest'anno nel pacchetto dell'estate taurianovese un po' di tutto, dai ragazzi alla tradizione, con i Gemelli Diversi i giovani ragazzi, la tradizione con le varie forme di Taranta e poi anche la parte popolare più che prende un po' tutto con la musica di Pupo. Per concludere il 10. Come? 10 avremo da parte del club delle 500, insieme a quegli altri club della zona, avremo tantissime macchine d'epoca che saranno messe nelle vie centrali della nostra città e ci sarà anche un piccolo concerto fatto da alcuni cantanti. Il giorno 17 ci sarà un altro raduno delle moto e insomma fino Insomma, fino a a. settembre Sì, per abbiamo. non dire che dal 30 al 6 settembre, perché poi ci saranno dei festeggiamenti, ci sarà teatro, ci saranno assaggi di danza e così via. Quindi un continuo, devo dire una cosa, è fatto da tutte le forze dell'amministrazione comunale, con un piccolo aiuto della città metropolitana, ma tutto con le forze dell'amministrazione comunale e del popolo di Taurianova. Questo lo voglio dire, perché Taurianova si muove da sola, non si muove con le grandi forze politiche.